Ciao a tutti draghi, sono Etherion e vi do il benvenuto in questo nuovo video su Warframe, dove andremo a parlare quest'oggi della Pennant, questa Nikana a due mani uscita con l'aggiornamento di Empyrean con la Railjack. Ne parlo adesso perché mi era stata richiesta una build su quest'arma. L'ho comunque trovata di recente perché ha un drop rate abbastanza insignificante. E sapete benissimo, le missioni con la Railjack non mi fanno impazzire. Quindi mi sono messo solo di recente a cercare effettivamente quest'arma. Per chi non lo sapesse, il blueprint della Pennant può essere ottenuto nelle missioni Railjack sconfiggendo il Blight Capitan Glassic Commander Electro Commander o il Pyr Captain. Questo è quello almeno che dice la wiki su Warframe. Nelle seguenti missioni, il Kasios Rest su Saturn Proxima, su Saturno Proxima ovviamente, Flexa nel Veil Proxima, o alcune volte, qua dice Sometime in Corm's Belt in Earth Proxima. Io vi consiglio Flexa nel Veil Proxima. Non cambia assolutamente una tra le altre, però io l'ho trovata lì al mio quarto o quinto tentativo, se non ricordo male, per cui vi consiglio quelle. Secondo sempre la wiki, la chance di drop rate è del 5%, per cui vi può andare bene come vi può andare male. Dicevo all'inizio che la Pennant è una Nikana a due mani, che ha una caratteristica che l'ha resa molto interessante ai miei occhi. Adesso lo andremo a vedere. Come sempre, però, vi invito, perché no, ad iscrivervi al canale e lasciare anche un mi piace se i miei contenuti vi piacciono. Vi faccio vedere l'arma senza nulla, nuda e cruda per così dire. Questa build, anzi queste due build che andrò a proporvi, funzionano con due forme, quindi abbastanza cheap, abbastanza facile da ottenere. Abbiamo un effetto estremamente basso del 10%, un moltiplicatore critico superiore alla metà del 2x, abbiamo un 2,4. 2,4, una portata di 3 come staff essenzialmente, quindi not bad. Una probabilità di critico bella, bella alta, 32% è veramente tanto. E poi abbiamo un po' di danni. Mi dà un po' fastidio che faccia perforazione, essendo una Nikana a due mani, ed avendo io come unico stile il Wise Razor che fa spazzate, tagli eseguiti con precisione. Nonostante questo, facciamo per la maggior parte perforazione. Non è un problema perché una delle due build che andrò a proporvi funziona esclusivamente con il nostro attacco pesante. La build standard che vi propongo per quest'arma è una build come tante altre. Abbiamo il Blood Rush, il Berserker, l'Organ Shatter, il Glaive Might per pompare il danno critico e la probabilità di critico con appunto le mod Gladiator. Abbiamo poi il Condition Overload per fare più danno con gli effetti. È vero che l'effetto è bassino, però con le due mod per fare il Virale e il Weeping Wounds riusciamo comunque a buildarlo abbastanza velocemente l'effetto, per cui riusciamo comunque ad avere un notevole danno col Condition Overload. Con quest'arma io vado a utilizzare non la scuola Zenuric, bensì vado a usare la Naramon per avere la nostra combo che si riduce più lentamente rispetto al normale, perché non ho messo alcuna mod per aumentare il tempo della durata combo. Può capitare un momento magari di stacco, di fermo, e perdere la combo su un'arma così buildata potrebbe essere effettivamente problematico. Non vi farò vedere questa build in azione perché abbiamo già visto tante armi con una build molto simile, se non uguale, a questa. Le armi su Warframe ormai hanno più o meno una build abbastanza simile tra loro, cambia veramente pochissimo, per cui non vi farò vedere questa build. Funziona come tante altre, per cui non ce n'è bisogno. Quella invece che andrò a mostrarvi è questa build costruita in maniera differente. Quest'arma, oltre ad essere rara da droppare, una bella Nikana, un bellissimo aspetto,
ha una caratteristica che la rende unica nel suo genere. Quest'arma ottiene attack speed dopo che elimina un bersaglio con un attacco pesante. L'attacco pesante è quello che va a ridurvi le vostre combo, ok? Fanno un attacco pesante e perdete una marea di combo, d'accordo? Direte, ovviamente questo da qua è parecchio controproducente, giusto? Perché arrivate a 12 per, magari fate un attacco pesante, perdete veramente, veramente troppa combo. È devastante questa cosa, me ne rendo conto. Però esistono delle mod, una probabilmente già la conoscevate, ossia Focus Energy, che aumentano l'efficienza combo. L'altra mod è il Reflex Coil per le corpo a corpo. Abbiamo così un 90% di efficienza combo. Che cosa fa questa efficienza? Per chi non lo sapesse, riduce, come dice appunto il gioco stesso, la quantità di contatore combo che viene consumata dagli attacchi pesanti. Quindi, questa build, insieme anche all'Amalgam Organ Shatter, che riduce la velocità di carica dell'attacco pesante, o lo velocizza in base ai punti di vista. Abbiamo anche il Sacrificial Steel per incrementare il critico, che già è alto di base, ma con questo raggiungiamo tranquillamente il 100%. Gladiator Rush per incrementare sia il contatore combo sia la probabilità di critico, grazie appunto alle mod Gladiator. E il resto poi è lo stesso. Invece di fare però virale, andiamo a fare corrosivo, perché Focus Energy, ahimè, da elettrica. Non è un problema, perché comunque va benissimo contro i nemici Grinir. Adesso, vi faccio vedere questa build all'opera contro i soliti nemici qui nel santuario, e poi andiamo a fare un giro nelle mappe normali a vedere un pochettino come se la passano i nemici, no? Come quest'arma si può comportare. Vi faccio vedere giusto una combo. L'arma è molto bella, però appare anche lenta nei suoi attacchi, vedete? Vabbè, niente di che. Adesso vi buildo il contatore combo a 12 per e poi iniziamo il resto. Ok, a questo punto, tanto comunque scenderà molto lentamente il contatore combo, vedete? Abbiamo 11 secondi adesso. Faccio giusto un attacco per non perderlo. Facciamo un attacco pesante. Arriviamo a 10 per, visto? Perdiamo un po' di combo, non tantissima, visto le mod che abbiamo scelto. Ci basterà fare giusto un paio di attacchi per recuperare il nostro 12 per. E poi ci basterà fare l'attacco pesante. Questa è la velocità d'attacco che otteniamo eliminando bersagli. E via! 12 per, attacco pesante. 12 per. E attacco pesante. Che a questo punto one shotta letteralmente i nostri nemici. Può essere un po' contorto da utilizzare, me ne rendo conto. Però, secondo me si comporta estremamente bene. Non so i vostri standard sulle armi su Warframe, però per quanto mi riguarda si comporta veramente, ma veramente bene. Giusto per chi non lo sapesse, quello che ci interessa è il Power Spike della scuola Naramon. Arrivato al massimo, durante le fasi di stallo del combattimento, il contatore combo decade di 5 ogni pochi secondi invece di esaurirsi completamente. E questo ciò che ci interessa.
Raghi, grazie mille per avermi seguito in questo video sulla Pennant. Se non l'aveste già fatto, vi invito ancora una volta ad iscrivervi e lasciare anche un mi piace al video. Lasciate commenti come sempre qua sotto se aveste bisogno di delucidazioni o qualunque altra cosa voi vogliate, io sono lì. Io sono Eterion e spero di rivedervi alla prossima. Ciao, draghi!